Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi parleremo di prestazioni di un velivolo turbogetto. Consideriamo un velivolo turbogetto che sta volando in condizioni di volo rettilineo uniforme orizzontale e andiamo a scrivere l'equazione di equilibrio. Avremo che la spinta sarà uguale alla resistenza e la portanza sarà uguale al peso. Per spinta si deve intendere spinta necessaria, ovvero spinta necessaria a mantenere il velivolo in quelle condizioni di volo, quindi a equilibrare la resistenza. Questa non sarà la spinta massima perché il pilota potrà, agendo sulla manetta, potrà aumentare questa spinta fino a un valore massimo per quella condizione di volo chiamata spinta disponibile. Proviamo quindi a ricavare in modo analitico questa spinta necessaria. Partiamo dalle equazioni che abbiamo appena scritto. La spinta necessaria sarà uguale alla resistenza, ma la resistenza si può scrivere come un mezzo rho v quadro s per cd, dove CD sarà la somma di due contributi, CD0 e KCL quadro. Ora ritorniamo nella prima formulazione e esplicitiamo la seconda equazione, ovvero L uguale a W. L è uguale a un mezzo rho v quadro S per CL. Volendo ricavare CL e sapendo che il peso è uguale alla portanza, avremo che CL è uguale a W diviso un mezzo rho v quadro S. Sostituiamo il valore di CL nell'equazione che abbiamo appena scritto. E avremo che la spinta necessaria sarà uguale alla somma di due contributi, si vede. In entrambi i contributi è presente la velocità come termine non costante, tutto il resto è costante. Possiamo allora quindi raggrupparli in modo diverso e scrivere che la trazione necessaria sarà uguale a una certa costante che chiamiamo A per V quadro più un'altra costante che chiamiamo B per V alla meno 2. Da questa relazione possiamo osservare che il primo contributo A uguale a V quadro altro non è che una funzione parabolica, mentre il secondo contributo è una funzione iperbolica. Dal punto di vista grafico, quindi, la trazione necessaria sarà quella che vedete in figura, ovvero la somma di questi due contributi. Che cosa possiamo notare dal grafico? Che la trazione necessaria in funzione della velocità tende a diminuire fino a raggiungere un punto di minimo e successivamente aumentare. Quindi possiamo individuare alcuni punti salienti su questa curva. Per esempio, la trazione minima necessaria sarà il minimo di questa curva e sarà la condizione che si cercherà di tenere durante un volo di crociera, quella per cui la spinta necessaria è la più bassa possibile, in modo da ottimizzare i consumi e volare in modo più efficiente. Per questo valore di trazione necessaria minima corrisponderà un valore di velocità che permetterà di volare, diciamo, in questa condizione, ovvero un valore di velocità di trazione minima. Altri punti possono essere, come possiamo vedere, la velocità minima di questa curva, che corrisponde con la velocità di stallo, e una velocità massima chiamata velocità di Mach drag rise, che vedremo meglio in video dedicati, ma possiamo dire adesso che è una sorta di velocità massima, oltre la quale insorgono su alcune parti del velivolo effetti di compressibilità. Vediamo alcune caratteristiche dei parametri A e B. Essi, per esempio, sono dipendenti dalla quota, ma ad una determinata quota essi sono costanti rispetto alla velocità. Dipendono dalle caratteristiche aerodinamiche del velivolo, dipendono dal carico alare e solo B dipende dall'allungamento alare. Come possiamo trovare la velocità tale per cui la spinta risulta minima, la spinta necessaria risulta minima? Bene, noi abbiamo l'equazione analitica della spinta necessaria, basterà derivarla e porre la derivata uguale a 0 per trovare il punto di minimo. Ponendo la derivata della spinta uguale a 0, avremo che 2AV meno 2BV alla meno 3 è uguale a 0, da cui, ricavando la velocità, avremo che la velocità di trazione necessaria minima sarà uguale alla radice quarta di B su A.
andando a esplicitare i termini, quindi scrivendo i termini B e A come li abbiamo ricavati precedentemente, vedremo che al denominatore ci sarà il CL Emax. Questo vuol dire che la velocità di trazione necessaria minima sarà uguale alla velocità di efficienza massima. Ma questo è un po' quello che ci aspettavamo, perché appunto, come abbiamo detto, per volare spendendo poco, il minimo necessario, bisognerà essere quanto più efficienti possibili, quindi bisognerà volare nella condizione di massima efficienza. Questo lo possiamo notare anche scrivendo la trazione necessaria in modo, diciamo, diverso rispetto a come l'abbiamo trovato alla formulazione analitica. Tornando alle equazioni di equilibrio, vediamo che T uguale a D, ma D sappiamo, cioè la resistenza sappiamo essere uguale alla portanza diviso l'efficienza. Ma la portanza è uguale al peso, quindi in definitiva la trazione necessaria sarà uguale al peso diviso l'efficienza. Nel caso si voli alla velocità di trazione necessaria minima, l'efficienza sarà l'efficienza massima, quindi T sarà uguale a W diviso Emax. In questo video, ricapitolando, abbiamo innanzitutto trovato la formulazione analitica della spinta necessaria per un turbogetto che vola in condizioni di moto rettilineo uniforme, quindi a quota costante con un carico alare costante. Nel prossimo video andremo a vedere come la variazione di quota o la variazione di carico alare influiscono sulla spinta necessaria. Se il video vi è piaciuto, io vi invito a mettere un like, a condividere, a commentare, a farmi insomma capire che questi argomenti sono di vostro interesse. Vi saluto, ciao!